Ciao a tutti e bentornati sul canale Progetto Smaltimento Makeup, il secondo video di questa serie, dove appunto vi mostro i prodotti che sto cercando di smaltire per un motivo o per l'altro, perché magari non mi piacciono e quindi tendo ad accantonarli, perché stanno per terminare, e quindi appunto vorrei, farli fuori definitivamente. Quindi vi mostro i prodotti che sto cercando di smaltire. È proprio un progetto smaltimento anche perché mi rendo conto di avere tanti prodotti. E quindi devo concentrarmi su quelli magari aperti da un po' più tempo o che proprio non mi piacciono, quindi cerchiamo di farli fuori. Vi lascio qui da qualche parte il primo video, così potete vedere i prodotti con i quali ho iniziato questo progetto e appunto vi parlerò approfonditamente di quei prodotti. Cosa è rimasto di quei prodotti o cosa ho già terminato? Siccome io non ho la testa sulla Luna, ce l'ho proprio su Marte, ho buttato e vi ho mostrato negli scorsi video dei prodotti finiti alcuni prodotti che facevano parte di questo progetto, però li ho tutti iscritti quindi me li ricordo. Partiamo dalla base. Per la base ho da smaltire ancora, ma comunque l'ho utilizzato qualche volta, questo fondo della Yves Rocher. Non mi fa impazzire né come texture né come effetto sulla pelle né come colorazione, quindi ne è rimasto veramente poco qui, voglio smaltirlo più o meno contro luce, direi che siamo arrivati qui, quindi devo sforzarmi. Non l'ho utilizzato molto da quando ho fatto il primo video, appunto perché è un prodotto che non mi piace e faccio fatica, ma conto di terminarlo prima del prossimo video progetto smaltimento. Mentre ho dato una bella botta a questi due prodotti che vado appunto sono nel progetto semplicemente perché sono aperti da un po' e sono quasi terminati, quindi li voglio terminare. Parlo della BB Cream di Puro Bio e siamo qui, quindi direi che siamo a un buon punto veramente. E idem più o meno per il fondotinta sempre Puro Bio. Poi la Cipria Drama Matte di Neve Cosmetics. Questa perché l'ho messa nel progetto? Perché mi si è rotta immediatamente appena presa. Non so se riesco a farvi vedere com'è conciata. Non l'ho voluta ricompattare e non l'ho voluta neanche rendere in polvere libera. La utilizzo così, però è scomoda da utilizzare, quindi per questo l'ho inserita nel progetto, perché almeno mi impegno, la faccio fuori e tolgo il cadavere. L'ho utilizzata non sempre, però gli ho dato anche in questo caso una bella botta, diciamo. Come sto continuando ad utilizzare sempre come terra quando utilizzo una terra, questa qui della Too Faced, che è la classica Chocolate Soleil, però fa parte di una palette. E quindi sto cercando di terminare di smaltirla. Stessa cosa per questa matita marrone di Kiko che avevo inserito appunto nel primo progetto, quindi ora vi sto facendo vedere i prodotti rimasti dal primo video. Idem questa matitina di Puro Bio per sopracciglia nella colorazione 07 che sta terminando, anche se è difficile da smaltire perché non devo temperarla ogni volta, la punta resta comunque precisa e quindi ci vuole tempo per smaltirla. E butto, quindi è quasi terminato ma è ormai inutilizzabile, il Pipeline mascara volumizzante di Peterac. Questo qui che era appunto nel primo video dei prodotti da smaltire, c'è ancora prodotto come vedete, ma è una cosa appiccicosissima, non c'è verso, un po' è lo scovolino che secondo me non aiuta affatto a volumizzare, ma bensì ad appiccicare le ciglia tra loro. Vuoi la consistenza proprio del prodotto, è completamente inutilizzabile. Quindi l'ho utilizzato parecchio in questi mesi, però non riesco a portarlo oltre, anche perché probabilmente forse perché ho aperto un po' da troppo inizia a darmi un pochino fastidio agli occhi. Cos'altro c'era nel progetto smaltimento, qui il mio foglietto, che ho purtroppo buttato? Allora, il correttore Fit Me di Maybelline, che appunto avete visto nell'ultimo, nel penultimo video dei prodotti bocciati, correttore che non mi è mai piaciuto, mi evidenziava tantissimo le pieghette, quindi sono contentissima di averlo smaltito. Poi mascara Essence, ve lo scrivo qui, comunque quello famosissimo che piaceva a tutte, è fuori produzione già da tempo, però tutte impazzite, la I Love Extreme, ecco, tutte impazzite per la I Love Extreme, a me non ha mai fatto impazzire.
Mascara decente, però non mi ha fatto impazzire, terminato, e il mascara volumizzante di Benecost, anche in questo caso terminato, non mi è piaciuto, era come non metterlo sulle mie ciglia e inoltre se mi andava un pochino nell'occhio di prodotto piangevo per mezza giornata. Quindi questi erano i prodotti smaltiti, questi ultimi che vi ho detto, e quelli che ho ancora da smaltire, ma che vi ho mostrato nel primo video, quelli che vi ho mostrato inizialmente. Quindi, ricapitolando, cosa mi impegnerò solennemente ad utilizzare da qui al prossimo video? Fondo e BB cream di Puro Bio, fondotinta di è quello mattificante di Yves Rocher, la Drama Matte di ce la possiamo fare, Neve Cosmetics, le due matitine, questo qui della Kiko, la Precision Eye Pencil, colorazione 301, la marrone, e questa qui di Puro Bio 07 per sopracciglia. Questo abbiamo detto archiviato e buttiamolo, e la terra della Too Faced. Della Too Faced mi impegno a smaltire anche questo Cream Colored Ponies, non è altro che questo ombretto qui bucato, color panna, che io vado ad utilizzare praticamente tutti i giorni e nonostante questo non finisce mai, appunto per uniformare la palpebra. Quindi cercherò di smaltirlo. Questo è il primo prodotto inserito, nuovo inserito in questo smaltimento, progetto smaltimento. E ve l'ho mostrato intanto perché vi stavo facendo vedere la terra nella palette. Mentre cosa cercherò di smaltire per la base? Questo fondotinta che ormai ha raggiunto il fondo della Alchemilla, lo vedete qui perché appunto è un tester, ed è il fondo che indosso anche oggi. Fondamentalmente questi prodotti, questo fondotinta mi piace, lo consiglio prettamente magari a pelli secche e normali o miste tendenti al secco, però per l'inverno mi piace. Fondamentalmente la problematica più grande è la colorazione. Ci sono quattro colorazioni e secondo me sono veramente 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 poche e quindi non si riescono ad accontentare tutte le tipologie di incarnato, così come la mancanza di spugnetta, è un fondotinta cremoso molto idratante, come la mancanza di spugnetta nella confezione. Ora questa appunto non è la confezione di vendita, però è un problema perché magari le signore o comunque chi vuole un fondotinta da borsetta, compatto da borsetta, non avere la spugnetta è un problema, insomma. Poi aggiungo questo correttore della Puro Bio, il correttore sublime che a me piace molto. Questo è nella colorazione 02. Il problema qual è? È che mi è capitato con due correttori, o anche lo 03, che non utilizzandoli per un paio di settimane, non parliamo di anni, si andasse ad otturare completamente il tubetto. Questo praticamente ha un pennellino, insomma. E quindi io ho dovuto smontarlo, ho cercato poi di stappare il tubetto, ma senza riuscirci, quindi l'ho aperto e voglio smaltirlo appunto perché aperto si rovina più velocemente. E quindi questo è il secondo prodotto che vado ad inserire, anzi il terzo, scusate, per questo progetto smaltimento. Poi il resto occhi, aggiungiamo due mascara. Il primo è un mascara, diciamo, da tutti i giorni ed è della Lady Lia Biologico Mascara Volume 90, fino al 99% tra ingredienti naturali di origine naturale e o biologica. E è appunto il mascara volume. Questo mi è stato dato dall'azienda insieme ad altri prodotti al Cosmo, proprio mi sembra. E questo è lo scovolino molto grande. Il mascara di per sé non è male, ma non è neanche in assoluto tra i miei mascara preferiti. È un mascara appunto biologico, quindi il PAO è di non lo trovo neanche, è scritto qui dentro.
È un mascara naturale, quindi non voglio farlo star lì per troppo tempo e cercherò di utilizzarlo appunto come mascara da tutti i giorni. Il Pau è di 6 mesi, io ce l'ho aperto da un mesetto circa, ma comunque avendo gli occhi sensibili nell'ultimo periodo, non so perché, forse qualche prodotto che ho utilizzato mi ha dato fastidio, forse so anche quale, ve ne parlerò prossimamente. Non voglio farlo stare troppo tempo, ecco. Altro prodotto, questo è tutt'altro che naturale, è una mini size del Better Than Sex di Too Faced, che è in assoluto il mio mascara preferito. Volumizza, allunga, non appiccica le ciglia, io lo adoro veramente. Ecco lo scovolino. E questo lo utilizzo non tutti i giorni, di conseguenza è aperto già da un bel po'. Il Pau, anche in questo caso, è di 6 mesi e devo appunto utilizzarlo, anche se mi piange il cuore perché non so se avrò mai il coraggio di ricomprarlo, non per il prezzo, ma appunto perché mi sono orientata già da molto tempo verso cosmetici naturali e quello che vedete di non naturale sono rimasugli che io ho acquistato veramente tanti anni fa, ecco, anche perché devo smaltirli, e quindi voglio farlo fuori prima che appunto possa rovinarsi o crearmi problemi. Rimaniamo sempre in ambito occhi e sempre in ambito prodotti che ho da secoli, quindi vorrei smaltire il Black Track di MAC. So che sarà probabilmente impossibile riuscire a smaltirlo completamente, perché di prodotto ce n'è tantissimo, ma è questo. Io comunque l'ho utilizzato abbastanza, considerando che ne serve veramente pochissimo. Lo prendo con un pennellino angolato e lo trovo veramente molto comodo e semplicissimo da applicare. È un mascara opaco, nero ma non estremamente nero, e ha una durata ovviamente eccezionale. Voglio utilizzarlo perché l'ho ritirato fuori da poco, dopo secoli che non andavo a utilizzare. È ancora perfetta la formula, non si è assolutamente seccato e vorrei evitare, visto anche il costo non proprio basso, di farlo andare a male, quindi di farlo diventare inutilizzabile. Poi voglio terminare questa matitina, qui c'è lo scotch perché si è spappolato in borsa il tappino, ed è Ballerina di Neve Cosmetics. È la matita che indosso anche adesso. Eccola qui, la conoscerete tutti, ed è appunto questo nude rosato, leggermente malva sulle mie labbra. E quindi insomma ne è rimasta poca, voglio terminarla, anche questa ce l'ho da tanto tempo. Come ho da secoli questo rossetto, parliamo di 10 anni forse, non lo so, no, 10 anni no, però, della L'Oreal, il Color Rich Serum nella colorazione S106, che presumo non esista più, ed è questo rossetto che era presente anche nel vecchissimo progetto smaltimento. Non ha fatto una piega in fatto di odore, anzi ancora il classico profumo dei rossetti L'Oreal, ed è questo colore leggermente sbrilluccicoso che andrò a miscelare con matite come ho fatto oggi. Ho messo appunto Ballerina e poi sopra questo perché non è proprio un rossetto da me, nelle mie corde, però c'è da tanto tempo, c'è ancora abbastanza prodotto. Ma insomma, non tantissimo, credo sia tra i rossetti più consumati che ho, quindi vorrei farlo fuori. Fatemi sapere se anche voi avete in corso un progetto smaltimento, quali sono i prodotti che volete smaltire e perché, magari appunto se perché stanno per terminare o perché proprio non vi piacciono, quindi dovete impegnarvi un pochino per farli fuori. Io ovviamente non mi impongo come un dovere assoluto questo progetto smaltimento, nel senso che cerco di utilizzarli il più possibile, ma non mi metto lì a utilizzare solo esclusivamente questi prodotti, anche perché io settimanalmente faccio girare palette, ombretti in crema, ombretti in polvere, appunto per sfruttare il più possibile tutti i prodotti che ho, che sono tanti. Quindi, se devo impormi di utilizzare solo ed esclusivamente questi prodotti per mesi, mi passa la voglia di truccarmi, mentre il trucco per me appunto è una passione, un piacere. Quindi fatemi sapere se anche voi avete un corso, un progetto smaltimento e come lo gestite. Come sempre lasciatemi un commento per qualsiasi cosa, qualsiasi domanda, richieste, quello che volete. E niente, ci vediamo presto. Ciao!